oggi stiamo creando un nuovo percorso e faremo tutto il giro del lago di Mergozzo a passo di mamma. Qui c'è il muro del sorriso. Ci siamo inoltrati nel sentiero azzurro, è bellissimo. Per ora il terreno non è neanche troppo dissestato, però stiamo attenti a dove mettiamo i piedi lo stesso, perché con i bambini in spalla è sempre un bel pericolo, ma è bellissimo. Vi giro la fotocamera e vi faccio vedere. Wild. Qui arriviamo al bivio, sopra si va al Montorfano, noi proseguiamo sotto per andare a fare il giro del lago con il sentiero azzurro. Adesso passiamo qui sotto passo e entriamo alla rustica. Le radici. Punto da Daniela, lo stambecco del lago Maggiore. Segniamo che dopo questa casa con il toro c'è un sentierino da imboccare sulla destra per riprendere il sentiero. Qui dove c'è il piccolo lago abbiamo preso un sentierino che primo pezzo così molto in salita, e però ci fa passare dalla via, dalla strada provinciale, tutte le macchine, quindi tagliamo da di qua. Dopo la mega salita impegnativa siamo arrivati qui al bivio, adesso scendiamo di qua. E il cartello ci dice che mancano 50 minuti a Mergozzo. Ci fermiamo un attimino prima, che facciamo pranzo, pausa, picnic. Qua entriamo in una piccola giungla tutta piena di bambù e bisogna stare molto attenti alle radici dei bambù perché sono scivolosissime. Steffi? Dove? Dove vai che facciamo la pappa adesso? Vieni a far la pappa. In riva al lago. Che viva il carnevale! Che belli! Bellissimi! Noi siamo partiti da di lì che abbiamo la macchina. Abbiamo fatto tutto lì. Siamo arrivati lì, da qui siamo saliti e scesi fino qui, e ora dopo che abbiamo mangiato, giocato e abbiamo preso un po' il sole, torniamo alla macchina e andiamo a casa a far la nanna. Ciao paperello, ciao 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 ciao.